Quante volte ti è capitato di essere a suonare con la tua band, magari alle prove o magari addirittura live, e improvvisamente, oddio, il cavo non funziona, oddio, dove ho messo l'alimentatore della pedaliera, oddio, mi è caduto, si è rotto, adesso come faccio? O peggio ancora, arriva da te un componente della tua band o di una band che sta suonando comunque nella stessa serata e dice: "Ah, scusa, non è che avresti un cavo in più, sai, ne avevo solo uno e ci sono inciampato sopra e non funziona più." Beh, oggi parliamo di un discorso molto molto importante e sottovalutatissimo, che è la questione dei backup quando si va a suonare in giro. Seguimi e spieghiamo tutto con calma. Buondì musicisti, io sono Matteo Nori e oggi trattiamo un argomento che per me ha un'importanza fondamentale, soprattutto quando abbiamo la responsabilità di suonare davanti a delle persone dal vivo su un palco che sia esso più o meno importante. Queste indicazioni sono frutto della mia esperienza personale e valgono per qualsiasi contesto, che siate un duo, una band, che facciate le birrerie, i bar o che facciate i palchi più importanti dei festival o delle arene, anche se in quest'ultimo caso dubito che stareste guardando questo video. Quello che vi andrò a dire oggi sono consigli che apparentemente ad alcuni potrebbero sembrare banali, ma vi posso assicurare che se ho deciso di fare questo video un motivo c'è e vedo tantissime persone in giro che trascurano completamente questo aspetto. Ora, con un video del genere, chiaramente potrei tediarvi per delle ore, perché potrei andare a elencare una quantità di cose di cui si potrebbe avere un backup o anche più di uno, che sono infinite per quando si va a suonare, anche perché le cose che noi utilizziamo sul palco, visto che ognuno di noi fa generi diversi, suona uno strumento diverso, ha una formazione diversa, sono appunto differenti, quindi non posso in un video andare a ricoprire tutti gli scenari. Però cosa vado a fare? Vado a darvi le indicazioni di quelli che sono più comuni. Quindi le cose che mi sono capitate più spesso negli anni e che mi è capitato più spesso di vedere anche da parte delle altre persone, quindi sia cose che sono successe a me o che potrebbero capitare a me, sia cose che ho riscontrato perché ho assistito a scene di altre persone che, diciamo, ne sono state vittima. Ragazzi, il discorso è molto molto semplice di base, cioè stiamo parlando dell'importanza di avere con sé del materiale di riserva quando si va a suonare, cioè il discorso è questo: sulla base di quello che tu utilizzi quando vai fuori, appunto soprattutto dal vivo, ma poi vi ripeto che vale anche in parte per le prove, devi avere sempre con te, perlomeno per quanto riguarda la parte fondamentale del tuo suono o dello strumento che usi, una ruota di scorta, un sistema di riserva, qualcosa che ti consenta di continuare a suonare o di portare a casa la serata o di continuare a fare le prove anche nel caso in cui dovesse rompersi o dovesse temporaneamente non funzionare quell'apparecchio o quello strumento. Da questo punto di vista, vi ho detto, si può aprire un discorso immenso, cercherò di racchiuderlo un po'. Allora, in questo discorso sicuramente prendiamo come riferimento principale il fatto che quando si va su un palco e noi suoniamo uno strumento che può essere, come nel mio caso, la chitarra, o può essere, che ne so, un basso, può essere una tastiera, può essere una batteria. Ecco, sappiate che, e qui ci tengo molto a precisarlo, nessuno di questi dispositivi, anche il più costoso, anche quello che viene definito più affidabile, è infallibile. Può sempre succedere un problema, può sempre succedere nel momento in cui meno ve lo aspettate, e è sempre tutto "ma cosa vuoi che succeda" finché non succede. La primissima cosa è quindi, diciamo, avere un backup per il proprio strumento. Chiaramente qui si parla di avere più di una chitarra o più di un basso o più di un'altra, non so, più di un rullante per la batteria, più di due tom per la batteria, cioè un pezzo di riserva, cioè avete capito il discorso. Questo discorso qua va un attimo contestualizzato, perché visto anche che io mi rivolgo anche a molti principianti su questo canale, comunque gente che non è in uno stato avanzato, uno mi dice: "Ma io, guarda, ho iniziato a suonare che non è tanto."
ho una chitarra e giusto giusto un paio di cavi, io non è che posso dire adesso mi compro un'altra chitarra, un'altra roba. Ed è giustissimo, infatti ve lo contestualizzo un minimo. Non vi sto dicendo che il discorso backup vale della serie ah, adesso che guardate questo video avete una chitarra, adesso dovete andarvi a comprare un'altra uguale perché così la potete sostituire. Però il discorso, diciamo, macro chitarristico in particolare, ma questo vale anche molto spesso per i bassisti, vuole che di solito chi suona strumenti a corda di questo tipo abbia, per esigenze di suono o mille altre varie robe come anche la gas e cose varie, insomma, più di uno strumento. Di conseguenza, a meno che appunto voi non siate proprio appena appena all'inizio, che avete proprio solo quello lì, è facile che voi abbiate anche soltanto un basso, una chitarra di scorta, magari anche di fascia più bassa, ma qualcosa di solito, se una persona suona almeno da un pochino, ce l'ha. È difficile trovare un chitarrista che ha una sola chitarra e basta, non ha mai avuta un'altra. O stessa cosa per un bassista, anche se i bassisti sono un po' più bravi con il non accumulare gli strumenti, questo glielo devo riconoscere. Però in ogni caso, il discorso è, avete più di uno strumento? E voi dite, ma io dal vivo ne porto solo una. Bene, non c'è problema, ne usi solo una. Prenditi in macchina o la tieni dietro al palco, non lo so, un'altra chitarra che magari non ti piace tanto, magari la tua vecchia chitarra, magari anche un po' sgangherata, tientela lì di riserva. In più, una persona potrebbe dire, vabbè, la chitarra è difficile che si rompa, a meno che non cada, non succedano disgrazie, cose che vi ripeto, non sono qua per fare l'uccellaccio del malaugurio, ma possono sempre succedere, perché capita su un palco. Però potrei dirvi, va bene, metti caso che anche la chitarra dici, vabbè, ne ho una sola, perlomeno, cosa importantissima, portati sempre dietro un backup di corde, assolutamente. Cioè io nella mia custodia, quella che utilizzo, nel mio caso è una custodia doppia, ci ho anche fatto un video, per portare in giro le mie chitarre ho sempre nella tasca la mia muta di corde, che in questo caso è una muta basica Ernie Ball Regular Slinky, sigillata, sempre lì, sempre pronta, che non si sa mai, dovesse succedermi che mi serve cambiare le corde, io ho una muta salvagente. Magari, che so, siete un batterista, la prima cosa che vi viene in mente è una cosa che magari potrebbe rompervisi la pelle del rullante. Ecco, magari quando andate dal vivo portatevi un rullante secondario di scorta, no? Magari il rullante di backup è proprio quello che magari dite, ah, qua suona peggio di quell'altro, alle pelli vecchie. Sì, è vero, però se ti si rompe il numero uno, almeno hai qualcosa per finire la serata, per portare a casa il risultato. Diversamente, cioè a piedi. Se parliamo di strumenti amplificati dal punto di vista appunto di strumenti elettrici, quindi si collegano tramite cavo a un sistema di amplificazione, la cosa più comune in assoluto sono i cavi. Ragazzi, per piacere, davvero, ve lo dico da persona che ha prestato nella sua vita tantissimi cavi sui palchi, non andate dal vivo con uno o due cavi giusto giusto per il collegamento che vi serve. Cioè, se avete una pedaliera e un ampli, o comunque andate all'impianto, quello che vi pare, e quindi avete il cavo per lo strumento e il cavo per andare all'ampli barra all'impianto, non andate dal vivo con solo quei due cavi lì, perché il cavo, se gli gira, e a me è successo più volte, da un momento all'altro può decidere di non funzionare più, oppure uno ci inciampa, gli dà una strattonata durante il soundcheck, si rompe un contatto, un collegamento, si dissalda qualcosa. Quindi, a meno che voi non vi mettiate lì col saldatore dopo il soundcheck a farvi sul cavo, io vi dico, prendete sempre almeno uno, ma è proprio il minimo, sarebbe meglio averne anche due o tre cavi di scorta. E su questo sono un po' più diciamo pignolo, perché il cavo, anche un cavo diciamo proprio di scorta da battaglia, ha un prezzo che è accessibile a tutti. Cioè non c'è cosa peggiore dal punto di vista professionale, almeno parlo se si vogliono fare le cose in maniera seria, diciamo la brutta figura di andare dal fonico, andare dall'altro chitarrista della band o dall'altro bassista della band, a dire scusa, non è che hai un jack? Io quando vedo queste scene un po' mi cascano, perché cioè dico, ragazzi, ma cioè tu vai in giro a suonare per locali e non hai un jack di scorta? Altra cosa super mega importante, anche qui sempre dal punto di vista elettronico, gli alimentatori. Soprattutto quelli per pedaliere, pedalini, cose varie, quelli da 9 volte o anche da 12 in base al sistema che usate. Comunque, gli spinotti
9, 10, 12, 18 volte quelli lì. Quelli lì si rompono con una facilità estrema. Cioè, se cadono, essendo che molto spesso sono dei scatolotti di plastica molto cheap, molto, molto spesso anche sui prodotti costosi, si rompono con una facilità estrema. Quindi, di quelli lì, mai averne uno. Perché succede sempre, quella volta a me è capitato, che lo dovete sostituire perché quello lì non funziona più. Oppure vi è caduto durante soundcheck mentre lo tiravate fuori dalla borsa, cade, uno lo pesta. Sempre almeno due. Stessa cosa vale per gli ampli o casse o robe varie, anche quelli che hanno la spina, quella standard da elettrodomestico, quella trapezoidale. Anche quella non è che si rompe con la facilità dello scatolotto, vi dico, certo, però anche di quei cavo lì, che tanto è standard, lo trovate ovunque, nei negozi di elettronica, su Amazon, lo trovate ovunque, che cavi lì non costano niente, e quelli che servono anche per alimentare le casse attive da impianto, quelli lì, sempre almeno uno o due in più rispetto a quelli che vi servono. Stesso identico discorso rispetto ai cavi di alimentazione. Arrivando a parlare della parte elettronica, una cosa altrettanto importante rispetto allo strumento, che quindi diciamo che in ordine di importanza verrebbe addirittura prima del cavo, ma è meno facile che si possa rompere perché magari sta fermo in un punto, ma può succedere, è l'amplificazione. Allora, il discorso qua è un po' vago, nel senso che al giorno d'oggi, mentre la chitarra o il basso è sempre una chitarra o un basso, che tu usate il digitale, che voi facciate chissà cosa, l'analogico, quello che vi pare, il sistema di amplificazione cambia da persona a persona, perché oggi è pieno di sistemi diversi, gente che usa qualsiasi cosa. Digitale, analogico che sia. In generale, se voi usate una pedaliera, che sia di pedalini fisici, che sia una pedaliera digitale, però la pedaliera non è fatta solo di cavi patch e di alimentatore, come vi ho spiegato, ma anche della pedaliera stessa. Cioè, nel malaugurato caso in cui succeda qualcosa per cui la pedaliera non si accende più, oppure il pedalino non funziona più, allora, se non è fondamentale per il vostro suono, ad esempio suonate in analogico, scollegate quel pedalino lì, fate la serata senza, e vabbè, che vi si sminchino tutti i pedalini di una pedaliera analogica, cioè è una sfiga che, ok, spero proprio che non sia mai successo a nessuno, penso che non sia possibile statisticamente. Se invece usate un modeler, quello è praticamente un computer, e sapete che può sempre succedere che da un momento all'altro, per qualche motivo, smetta di funzionare. Quindi, cosa più intelligente sarebbe avere un backup. Avere un backup significa un sistema di amplificazione di riserva, in quel caso che può essere un modeller, può essere un pedalino solo, può essere quello che vi pare, basta che ci sia qualcosa che vi fa ottenere il vostro sound anche in assenza del dispositivo principale. Io ho sia la simulazione di Amp & Cab fatta dal Blackstar che la Valeton, su cui ho degli altri preset che, in caso sia scollegata dal Blackstar, comunque è in grado di andare in stand alone, perché metto dei preset dove ho la simulazione di Amp & Cab, quindi mi paro. Ora, cioè, sempre che tu dici ti muore il Blackstar, ti muore la Valeton, che se non sapete di cosa sto parlando vi rimando al video dove ho spiegato il mio rig. Bene, io ho un altro sistema di backup, che è una semplicissima Zoom G1 che ho acquistato usata a pochi euro apposta, perché è la base del modeler, ma se malauguratamente mi manda a cagare uno, mi manda a cagare l'altro, io ho il terzo modo di continuare a suonare. Mi sento più tranquillo così, perché avendo un sistema comunque complesso con vari cavi, varie robe, ho sempre un po' il terrore che qualcosa possa andare storto. È vero che ho la Valeton che posso benissimo far andare per conto suo, ma la prudenza non è mai troppa. Poi ci sono anche quelli che usano l'amplificatore. Allora uno dice, ah, ma io ho la testata da 2000 euro valvolare, non è che vado in giro con due testate, quindi spendendo il doppio, prendendomene un'altra uguale da mettere di fianco, perché chissà. Allora, in quel caso lì cosa posso consigliarti di fare? Allora, posso consigliarti di, se hai magari più di un amplificatore, più di una testata, anche soltanto un amplificatorino transistor o qualcosa, portatelo dietro, se non è di troppo ingombro, perché appunto ti può fare da backup. Se no, se sei un suonatore di analogico e
che fa schifo il digitale e eccetera eccetera, però non vuoi neanche portarti dietro una seconda testata, un secondo ampli in caso si bruci una valvola, che si bruci una valvola è molto più facile che si bruci un sistema digitale, tra l'altro. Allora in quel caso lì io l'unica cosa che ti posso dire è vabbè, magari ti compri, come ho fatto io, tipo la Zoom, una roba da pochi soldi, e se ti capita che non va più l'ampli ti tappi il naso e suoni con quella, se proprio non ti piace te la fai andare bene per quella volta lì. È ovvio che allora dopo questo discorso, dopo tutte queste delucidazioni qua, voi potreste pensare, ah dunque quindi tu adesso vai sul palco con due in-ear, e se io ho sistema wireless devo comprare due wireless, se io no, in realtà guarda, già che mi è venuto in mente vi dico, ad esempio se usate un sistema wireless per chitarra che io sto iniziando ad utilizzare, poi arriveranno i video, il tuo backup è il cavo, perché comunque almeno un cavo di sicuro ce l'hai, quindi in quel caso il backup del sistema wireless lo fa il cavo. E stessa cosa vale per gli in-ear, cioè puoi prendere anche due paia di in-ear, io ne ho più di un paio appunto anche per quel motivo lì, però cioè, si tratta di magari prendere un altro paio di KZ da 20 euro e diciamo che non ho un backup per qualsiasi cosa. Però vi posso dire che per le cose fondamentali sicuramente lo strumento sì, ho porto due chitarre dal vivo per esigenze di suono, perché le cambio proprio per fare sonorità diverse, ma allo stesso tempo una fa il backup dell'altra. E stessa cosa vale per il sistema digitale che vi ho già detto, ho tanti cavi perché li ho accumulati col tempo per esigenze varie, quindi ho tanti cavi, è molto difficile, anzi quasi impossibile che io rimanga senza cavi jack. Sono cose che magari ho accumulato col tempo, ovvero potete anche fare il discorso di dire, magari se siete all'inizio non è che comprate una cosa solo perché così vi fa da backup, ma comprate un altro dispositivo perché magari fate l'upgrade a qualcosa, ma quello vecchio, a meno che magari voi non avete bisogno o decisioni vostre e decidiate appunto di fare diversamente, magari tenetelo e dite questo lo uso come backup. Ho cercato di dare delle dritte che fossero il più racchiuse possibili all'interno diciamo di un discorso sintetizzato, ma davvero è difficile perché si potrebbe parlare veramente di qualsiasi cosa che si può backuppare. Ovvio che se parliamo di cose più grandi come ad esempio l'impianto, il mixer, queste cose qua, ecco lì dopo cominciamo ad andare su delle robe per cui avere un backup sì, però diciamo che se lo può permettere solo magari chi fa certi tipi di date eccetera, di avere anche un backup di quella strumentazione lì. Io qua mi sono soffermato sui backup del singolo musicista, perché è molto importante questa cosa, perché così non vi salta la serata e basta. In realtà no, questo discorso è molto importante soprattutto anche per non pesare sugli altri musicisti, perché al di là di voi che non create un disagio alla band, al pubblico, a chi vi ha chiamato, insomma, non create un disagio neanche agli altri andargli a dire, oh ascolta, prestami un jack, prestami, che magari questo qua anche lui c'ha la sua roba che gli servirebbe, c'ha il suo backup, deve darlo a te perché tu non sei stato lungimirante, e quindi se ha un problema lui chiaramente la coperta è corta. Quindi ragazzi, ricordiamoci sempre, se tutti ragioniamo bene le cose filano lisce e c'è meno preoccupazione anche per gli altri. Se facciamo affidamento sempre sulla fortuna, ma a me non succede, ma tanto in qualche modo faccio, ecco, se si vogliono fare le cose fatte bene in maniera più seria e professionale possibile, ecco, questa non è proprio la strada. E oltre a causare un problema, date anche proprio una brutta impressione da fuori, cioè molto spesso anche per gli addetti al settore, il fonico, i tecnici che magari sono lì, che vi aiutano. Con questo video spero di avervi fatto riflettere e spero di farvi riflettere, perché magari voi poi da questa cosa fate un ragionamento che magari io non avevate ancora sbloccato perché non ci avete ancora pensato, e magari vi porto a risolvere delle situazioni future che vi potrebbero capitare, e quindi fatemi sapere se vi sono stato utile, scrivete qui nei commenti, magari anche raccontando le vostre esperienze, così magari anche chi guarda questo video o io stesso leggiamo esperienze di altri e magari ci vengono in mente delle idee per aiutare anche noi stessi o la nostra band in situazioni future, appunto basandoci sulle esperienze degli altri, sulle sfighe, diciamo, ci aiutiamo a vicenda. E niente, lasciate un like se questo video vi è piaciuto e se vi interessano questi argomenti. Se volete continuare a vedere i miei contenuti, non dimenticate di iscrivervi e attivare la campanella. E nulla, noi ci vediamo alla prossima.